Partiamo subito da domenica prossima, dal futuro. Conosciamo l'avversario, la Forcone Canadese. Sì, adesso diciamo che ecco, abbiamo conosciuto chi è l'avversario. Pensare a domenica prossima ci stiamo già pensando da tanto, nel senso che comunque sapevamo che molto probabilmente il nostro destino era giocarci questa permanenza in categoria al play-out. Ce lo siamo dovuti sudare e tanto, non poco. Quindi nel momento in cui l'abbiamo acquisito matematicamente, cioè domenica scorsa, è da lì che è iniziato il pensiero. Ora conosciamo l'avversario e prepareremo la settimana per poterci presentare a karate con lo spirito battagliero e preparati a questa partita che deciderà le sorti di una stagione, forse non solo per. Che spunti hai preso dalla partita di oggi, nonostante la sconfitta? Ma ti dico che secondo me si è stati abbastanza bene in gara. Abbiamo fatto discretamente a livello di contenuti proprio che avevamo preparato. Quello che abbiamo preparato lo abbiamo fatto. Secondo me abbiamo preso un gol abbastanza, quello che ha rotto gli equilibri e anche troppo presto. Che viene da un errore in una costruzione dove in realtà l'uscita l'avevamo fatta, viene da un errore tecnico dove poi ci hanno attaccato uno spazio che inevitabilmente rimane aperto quando cerchi quel tipo di tema, ma siamo rimasti bene in gara. Quello che secondo me dove siamo un pochino mancati è siamo arrivati molto bene fino alla tre quarti campo, negli affondi, nel momento in cui bisognava dare sostanza e concretezza alle costruzioni che ci portavano a liberare degli uomini nelle zone di campo giuste, lì potevamo e dovevamo fare un po' meglio. Però secondo me siamo stati in gara bene fino a una ventina di minuti alla fine, dove in realtà poi secondo me abbiamo perso un po' di distanze, abbiamo perso un po' di misure, abbiamo concesso un secondo gol in una maniera un po' troppo leggera, perché io capisco se uno ci punta, ci fa un doppio passo, sposta palla e calcia. Ma quando tocca, 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 guarda, prende la mira e calcia, no. Hai visto Ferrario in campo? Che com'è, come sta? Era concordato che dovesse riprendere confidenza con la gara per testarsi dopo una settimana piena di lavoro e penso che le risposte sono state positive, quindi si può dire che è un giocatore recuperato. Senti, invece Pastore, abbiamo visto che è uscito con problemi alla spalla. Dovremmo aspettare e capire di che entità è questo infortunio, perché speriamo che non sia grave, speriamo che non pregiudichi la sua presenza al playout.